Allora, questa giornata dedicata al padel, come mai ti sei appassionato a questo sport? L'ho fatto prima di tutto da imprenditore, nel senso delle cose, poi è diventata una passione giocarlo, perché alla fine ci ritroviamo con tanti amici, con tanti ex calciatori, ma anche con tanti amici. La cosa bella è che oggettivamente è un bellissimo gioco post lavoro. Da ex azzurro, come hai visto la prima di Spalletti in nazionale? Ti ha convinto? Ma le prime partite, devo dire che io ho visto in diretta dal vivo il primo tempo a Milano, la seconda partita. Devo dire che è stato giocato molto bene, con la giusta intensità e con la giusta accortezza. Poi dopo so che a settembre, lo dico da giocatore, so che a settembre è un mese di preparazione, non si è brillantissimi e quindi tante volte ne risenti. Quindi un po' di paura, un po' di cose, secondo tempo è stato un po' più sottotono. Però credo che possa essere la strada giusta. Da ex centrocampista, Davide Frattesi, ti piace questo ragazzo che è arrivato all'Inter, non riesce a imporsi come titolare, ma in nazionale ha fatto famiglia. Avessi avuto io la sua velocità, cioè, quindi no, a parte gli scherzi, è molto bravo, l'ho detto ancora prima quando c'era il contendersi Milan-Inter, ha fatto due gol, che per un centrocampista fare due gol non è sempre facile. Nuovo ciclo per la nazionale, lei crede che Mancini fosse arrivato al limite della sua esperienza con la maglia azzurra? No, mi ha stupito tanto la decisione di Mancini, perché si erano fatti dei programmi condivisi e alla fine si è trovati per una sua scelta a dover optare per un altro grande allenatore come Spalletti. Credo che, come ho detto, le difficoltà ci sono, ma siamo tutti consapevoli delle difficoltà di quanti pochi italiani o quanti pochi convocabili ci siano oggi per la nazionale. Sabato arriverà, ho preso per avere indicazioni, si può capire però se il gap che c'era l'anno scorso tra Milan magari si è un po' ridotto grazie al mercato che ha fatto Milan? Ma io credo che questa sarà una partita, quando arriva un derby alla quarta di campionato, una partita diversa dalle altre, assolutamente, una partita molto importante, soprattutto più che per la classifica, per la consapevolezza, perché ancora lungo il campionato, bisognerà saper gestire i momenti di flessione di una squadra che durante un anno ci stanno sicuramente, e quindi ancora presto per dire chi sarà la favorita per lo scudetto o meno, e rimane sempre un derby, è così bello giocarlo e vederlo. Sei chiaramente molto legato al Milan, un Milan che ha perso un po' di anima italiana, solo Calabria è rimasto praticamente. È una cosa che ti sorprende, ti delude, oppure i tempi sono questi ormai? I tempi sono questi, si può vincere sicuramente anche senza le bandiere, però quando ci sono dei momenti magari un po' più complicati, le bandiere aiutano a poter mantenere quel DNA di una società. Credo che sono arrivati dei grandi giocatori che si stanno imponendo e tutto. Mi auguro che questi risultati possano proseguire e poter costruire quel senso di appartenenza anche di un gruppo magari nuovo. Ma stupita a prendere che Pogba è risultato positivo? Qualsiasi situazione di questo tipo mi stupisce, perché io credo che nello sport realmente non c'è, però dobbiamo anche aspettare le contranalisi e tutto il resto per capire realmente quello che è successo o come è successo. Ma a prescindere dal caso Pogba, lei crede che il doping sia ancora un problema all'interno del nostro calcio e del calcio europeo in generale? Penso di no, ma non lo dico con superficialità. Lo dico perché oggi la tutela alla salute oggettivamente anche dei grandi atleti è in primis per quanto riguarda tutti. Sappiamo che ogni calciatore è un patrimonio della società e quindi oggettivamente credo che l'attenzione a questa situazione, oltre per la persona, per il giocatore, è per il patrimonio della società. Grazie.